visto, lei è uscito dal movimento, però... Proprio di sì, a partire da Speranza. È uno scappato di casa, Speranza? Beh, praticamente sì, uno che sta gestendo in modo disastroso una situazione che altri paesi hanno gestito con molta più razionalità, ottenendo risultati migliori. Le ricordo che ha la piena fiducia di Mario Draghi. È una definizione che si attagli perfettamente al governo. Vabbè, allora torniamo un attimo a noi, scusi, dato che lei c'è stato dentro il Movimento 5 Stelle, anche se poi è uscito, che cosa vede oggi? Si sta dissolvendo? Si sta biodegradando? O invece sta capitando qualcosa di interessante che può interessare anche voi fuoriusciti? Ma lo guardo non tanto da fuoriuscito parlamentare, ma da ex elettore del Movimento 5 Stelle, che è un punto di vista essenziale per capire quello che sta accadendo. Ci sono 11 milioni di persone sconcertate rispetto alla deriva di un movimento che aveva fatto una campagna elettorale contro i governi tecnici per cambiare l'economia, per riportare il pendolo della vita verso un rispetto delle esigenze dei lavoratori e che invece asseconda un governo che sta facendo dei disastri. Quindi quello che vediamo è una lotta di potere fra un politico bollito come Conte e un politico furbastro come Di Maio, che si contendono le spoglie di un movimento che ormai non c'è più e non ci sarà più perché sarà spazzato via. Vabbè, la vedo che ne ha per tutti. Comunque questo governo che lei fa così orrore, le voglio dire che è un governo che viene considerato nel mondo come un ottimo governo, insomma, così, che lei lo sappia. È un'opinione proprio sua personale questa, che il nostro governo è un disastro. Credo che per molti a livello internazionale convenga avere un governo che spiana la strada, ad esempio, all'acquisto di aziende in crisi. È stato distrutto il settore del turismo, è stato devastato il settore della ristorazione, tutto l'artigianato, la piccola e media impresa. Va bene, ora ci arriviamo, perché su questo tema specifico del lavoro, delle nostre imprese Draghi, e di come vengono delocalizzate brutalmente, ci arriveremo alla seconda parte della puntata. Come sapete, uno dei temi